È stato esposto uno striscione da parte dei tifosi sotto la casa del sindaco Galasso. Chiedete al primo cittadino di salvare l'US Avellino, ma a questo punto il fronte istituzionale deve essere più largo per evitare la fine dell'Avellino. Sì, sono state fatte delle promesse, anche Galasso ha fatto le sue promesse e quindi le deve mantenere. Le deve mantenere Galasso, deve mantenere anche il presidente Cosimo Sibilia, perché anche lui è uscito dalla provincia, quindi tutte le promesse che loro hanno effettuato le devono mantenere. Galasso ha parlato di un incontro, di una telefonata con Pugliese per capire quali sono anche i termini della questione, anche i problemi dell'US Avellino. Sì, perché colui che può scrivere la squadra è solo Massimo Pugliese, lui c'ha il tempo necessario per poter iscrivere questa squadra e poi con tranquillità si può avviare una trattativa. Però, ripeto, per avviare questa trattativa, per rilevare l'Avellino dopo che l'ha iscritto a Massimo Pugliese, si devono sedere a tavola sia gli imprenditori, sia l'istituzione e anche i tifosi devono fare la loro parte, solo così possiamo salvare l'Avellino. È stato ipotizzato anche che una parte della tifoseria sia disposta, l'abbiamo letto sul web, a incontrare Massimo Pugliese, però non abbiamo trovato conferma da parte dei club organizzati, da parte degli ultra della Curva Sud. È vera questa notizia oppure no? Ma adesso fare un passo indietro, cioè incontrare Pugliese, non so a che cosa può servire. Pugliese sa la situazione qual è, i tifosi hanno fatto capire che sono anche disposti a sottoscrivere abbonamenti, però lui in questo momento deve iscrivere la squadra, questa è la cosa più importante. Che i tifosi devono fare un passo indietro, cioè dopo aver fatto quella manifestazione giovedì, non penso che i tifosi adesso chiedano scusa a Pugliese. Lui ha commesso dei gravi errori, sappiamo tutti, quindi anche lui deve essere un pochettino più umile e deve capire qual è la situazione dell'Avellino. In questo momento abbiamo bisogno dell'iscrizione per poter uscire da questo tunnel maledetto. Il futuro dell'Avellino passa anche attraverso personaggi seri che possono rilanciare il calcio in questa città. Sì, ci sono un sacco di avellinesi che sono disposti ad affiancare l'Avellino, tu sai come direttori sportivi avellinesi che sono bravissimi, perché andare sempre a pescare fuori Avellino? Ci sono ad Avellino tanti direttori sportivi che possono tranquillamente dare una mano. Lavoriamo con gli avellinesi, questa è la cosa più importante.